Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial su Fortnite per risolvere il suo problema di crash, questa volta nel capitolo 5. Ovviamente il mio server Discord hanno ancora problemi riguardo al crash, però un ragazzo è riuscito a risolvere il problema, perché quando gli ho detto prova a eliminare proprio Epic Games, eliminando tutte le sue cartelle cache che si trovano nella cartella updata, è riuscito a risolvere il suo problema. Quindi in questo caso, se tu vai su tasto Windows più R, apri la schedina esegui, andiamo in updata, oppure puoi scrivere direttamente qua esegui percento updata percento, andiamo nella sua cartella updata local, e quello che bisogna fare per eliminare tutte le cache del programma Epic Games è quello di trovare la sua cartella. Quindi se riesco a trovarla, eccola qua, Epic Games, Epic Games Launch, e vanno cancellate queste due cartelle. Ovviamente per cancellare queste cartelle va chiuso Epic Games, perché una volta cancellate queste cartelle, noi tanto stiamo eliminando cache, tutte le cose che accumula Epic Games quando noi andiamo ad aprirlo oppure fare qualcos'altro, e non solo cancelliamo le cartelle di Epic Games, andiamo anche a cancellare la cartella di Fortnite Game. Cancelliamo veramente tutte queste cose qua. Poi ovviamente, se vuoi risolvere con un altro sistema, se non dovesse funzionare questo, c'è il pacchetto dei driver che ti ho lasciato in descrizione. Ovviamente in passato ne ho fatto una guida su come scaricare e installare questo pacchetto, link in descrizione. Se hai problemi entra nel mio server Discord e ti passo direttamente questo pacchetto. E quindi per risolvere il problema, questo pacchetto ti permetterà di aggiornare tutti i tuoi driver obsoleti sulla tua scheda video e sul tuo sistema operativo e sul Microsoft Visual, C++, DirectX, tutti questi problemi qua. Quindi questo è il pacchetto, la cartella. Ovviamente se non mi fa sempre questi problemi, extract to Fortnite, ovviamente va estratto il pacchetto con WinRAR. Mi raccomando, è un file zip che va estratto con WinRAR. Questa è la cartella. Ed eccoli qua, DirectX install, questo qua è per il DirectX 12, e Microsoft Runtime, questo qua. E vanno scaricati tutti i driver, installa tutti. Ovviamente se vuoi guardare la guida recente, quella più vecchia, sta in alto a destra, dove io proprio spiego tutto, proprio tutto di questi driver e di come installarli. Quindi noi ora dobbiamo passare ad altro, se no non possiamo concentrarci sempre su questi pacchetti. Quindi quello che bisogna fare ora è andare un attimo su Epic Games. Ovviamente una volta cancellate quelle cartelle ti dirà di fare di nuovo l'accesso a Epic Games, quindi usa di nuovo il tuo account Epic Games, oppure se l'hai fatto con Steam o con account Google. Ed eccolo qua, quindi andiamo nella libreria. Ovviamente per quelli che non riescono a risolvere alcuni problemi a Fortnite, però c'è sempre l'operazione della verifica, quindi quando ogni volta dico di fare una riparazione sarebbe la verifica, quindi la riparazione è la verifica del gioco. Fate la verifica, ci metterà 2-3 minuti oppure 5 minuti, dipende anche dal vostro disco, e aggiusterà questo problema. Se non dovesse funzionare, andiamo direttamente nella sua cartella di installazione e andiamo su Fortnite Game Binaries Win64, ed eccoli qua, le famose cartelle Easy Anti-Cheat, che ogni tanto quando uno prova ad avviare Fortnite, l'Easy Anti-Cheat neanche si avvia, non funziona, non va. Quindi per l'Easy Anti-Cheat questo qua, ovviamente se clicchiamo su mostrare opzioni, proprietà, compatibilità, disabilita ottimizzazione schermo intero, esegui questo programma come amministratore, facciamo applica. Ovviamente una volta avviato Fortnite si avvia anche l'Easy Anti-Cheat, questo qua non si avvia, se ci clicchi sopra non si avvia. Quello che si avvia è questo qua, l'Easy Anti-Cheat, trattino basso, camo. Questo qua è quello più importante, questo c'è pure il certificato, ovviamente per quelli che non hanno proprio il permesso per fare delle modifiche qua sopra. Ho fatto anche un'altra guida su come essere amministratore, essere proprio proprietario dell'intero PC e fare tutte queste modifiche. Quindi se avete problemi con l'Easy Anti-Cheat, quello che vi consiglio di fare è o ci clicchiamo sopra esegui come amministratore, ci sono due metodi per risolvere questo problema. O fai la riparazione, disinstalli il programma, installa il programma e poi fai di nuovo la riparazione.
se non dovesse funzionare questo metodo, quello che ti consiglio di fare è eliminare direttamente la cartella Easy Anti-Cheat, questa qua, eliminando anche quest'altra cartella. Chiudi qua ed ecco qua. Ovviamente se io adesso vado ad avviare Fortnite non si avvia perché io ho cancellato le cartelle dell'Easy Anti-Cheat. Quindi per farlo, tre puntini, gestisci e fai la tua verifica. Ok, una volta fatto, se io adesso ritorno nella sua cartella, tre puntini, gestisci, vai nella cartella, eccola qua, Fortnite Game, Binary Swing 64, ed eccole qua. Le due cartelle sono tornate. Se ancora non dovesse funzionare, rifai di nuovo quel procedimento riguardo all'Easy Anti-Cheat, trattino basso, setup, che ci clicchi sopra, fai la riparazione, disinstalli, installi e poi rifai la riparazione. Poi, una volta fatto tutto, chiudiamo qua. Se hai altri problemi riguardo all'opzione di lancio, quello che ti consiglio di fare è avviare il gioco come DirectX 11, quindi trattino DX 11, questo qua. E si avvia poi in modalità DirectX 11, però se non vuoi avviarlo in questo modo, basta che rimuovi questo, chiudi qua e avvii Fortnite direttamente. Io ovviamente se adesso vado a cliccare su Fortnite io non ho problemi di crash, però se hai bisogno di aggiornare i tuoi driver usa il pacchetto del capitolo 4. Ovviamente questo pacchetto funziona con tutte le stagioni, tanto è proprio driver che aggiornano tutti i driver obsoleti sul tuo PC, tutto in generale. E adesso vado a cliccare su Fortnite. Facendo tutti questi metodi, cancellando cache, ripristinando così le impostazioni di Epic Games, Fortnite, è come se tu giocassi la prima volta a Fortnite sul tuo PC. Un altro metodo che ti consiglio di utilizzare, che poi funziona, però è un metodo che lo puoi fare, è una scelta tua, formattare l'intero PC e stai certo che Fortnite andrà sicuramente. Però è una scelta tua, io non ti dico niente. Non ti consiglio di farlo, però funziona, se formati tutto il computer, poi installi Epic Games, installi Fortnite, accedi con il tuo account, funziona lo stesso. È come se tu giocassi la prima volta, però con il tuo account di Epic Games, e riprendi così a giocare a Fortnite senza problemi. Poi per quelli che hanno problemi con i server, quello è proprio il problema di Fortnite, che questo gioco è uno dei giochi più giocati al mondo e i server sono sempre pieni. Facciamo rifiuta ed eccolo qua. Mi torna a vedere il filmatino. Poco mi interessa il filmatino. Chiudo qua e basta. Ed eccolo qua. A me Fortnite non dà nessun problema. Quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere i problemi di crash, iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.